Radio Radicale, siamo con l'onorevole Trizzino del Movimento 5 Stelle per parlare del coronavirus. Oggi, durante un'audizione al Comitato Schengen, il Ministro della Salute e Speranza ha detto che non è necessario chiudere anche l'area Schengen. Allora, trova che questa sia una scelta giusta e se può fare anche delle valutazioni su quello che è successo in questi ultimi giorni, dove abbiamo visto anche il presidente cinese presentarsi in pubblico con la mascherina e aumentare anche i numeri dei morti e nuovi casi anche in Europa. Sì, bisogna distinguere dagli atti pubblici e dagli atti politici da quello che è invece il dato scientifico, che è quello che a noi interessa di più. Le decisioni che vengono prese o a livello nazionale dei singoli paesi o a livello comunitario, quindi con l'eventualità di una chiusura dell'area Schengen, credo che siano legittimi, però ecco, vanno fortemente collegati a quello che è il dato scientifico, che purtroppo in questo momento non ci consegna certezze. Trattandosi, come sempre accade in questi casi, di aspetti che potranno emergere soltanto con l'approfondimento, con lo studio. I laboratori stanno lavorando, si sta cercando un vaccino, si sta ancora di più approfondendo la costituzione e la natura di questo virus. Non è una cosa così semplice. Ecco, allora tutto questo deve essere strettamente collegato, perché altrimenti la cosa più semplice che accade è il generare degli allarmismi. L'unica cosa che in questo momento non serve, ma a nessuno dei paesi, compreso la Cina, dove purtroppo la malattia sta aumentando gradualmente. Il contenimento qui nel nostro paese è fatto secondo i canoni e secondo quelle che sono il nostro livello elevatissimo di conoscenza e di prevenzione. Credo che il risultato peraltro è fino adesso evidente, non ci sono ulteriori contagi, non sta accadendo un dilagare della malattia, quei tre casi sono isolati e come gli altri sospetti sono diciamo confinati in questo momento in una quarantena che a breve comunque sarà conclusa. Ecco, io credo che bisogna avere la massima fiducia in quello che sono le nostre istituzioni sanitarie, stanno funzionando al meglio. In altro momento ci sono stati fenomeni di questo tipo e noi come Paese abbiamo risposto adeguatamente. Lo stesso sta accadendo adesso. La Cina dice che tra 4 mesi avranno, diciamo, la possibilità di sperimentare un vaccino. Beh, questa è la nostra speranza, o arriveranno prima loro, o in Europa o negli Stati Uniti, insomma, è all'esame. Ricordo che arrivare a trovare un vaccino non è una cosa così facile, perché bisogna avere tanti dati, tanti casi e lavorarci molto. Noi confidiamo che questo avvenga al più breve tempo possibile. Il fatto di avere già isolato il virus è un passo avanti molto importante. Il nostro paese anche in questo si è distinto, ha fatto la sua parte. L'ultima cosa riguarda l'aspetto, diciamo, brutto di questa vicenda, più brutto, che è quello legato al razzismo, al pregiudizio. Allora, come ha trovato l'iniziativa di Mattarella, che si è recato in una scuola frequentata da ragazzi cinesi, orientali? Il presidente Mattarella riesce a tappare i buchi che purtroppo questo Stato e questa nostra politica un po' esagerata invece crea. Andare a testimoniare che non esiste discriminazione, che non può esserci discriminazione per fasce di popolazione è un passaggio importante. Quello che va ancora di più ribadito è che il virus si può contagiare a qualsiasi livello, anche purtroppo tra i bambini. Ecco, là bisogna creare le difese, le barriere, non emarginando e tagliando fuori fette di popolazioni o addirittura stigmatizzandole e indicandole come responsabili del contagio. Il tempo degli untori è finito, noi siamo nel 2020. Ringrazio l'onorevole Trizzino del Movimento 5 Stelle.